E per l'ospedale di Sarno, in gravi difficoltà ormai da tempo, ricordiamo la chiusura del reparto di lungodegenza, la chiusura dell'ortopedia, un'ala di medicina ed a rischio anche il reparto di cardiologia. Arrivano delle novità, il sindaco di Sarno ha chiesto un incontro al prefetto, c'è la data per questo incontro e ci sono anche novità per quanto riguarda i contratti, quindi il supporto di medici all'interno del Martiri del Villa Malta di Sarno. Ne parliamo con il sindaco Giuseppe Canfora che abbiamo in collegamento con noi. Sindaco. Sì, dici bene Rossella, in attesa dell'audizione in quinta commissione, vista l'emergenza che si protrae, ho chiesto al prefetto di ascoltare le serie ragioni, sono preoccupatissimo perché qualche disordine pubblico, qualche facinoroso lo possiamo sempre incontrare e quindi mi sono fatto carico di interpellare, di inviare la richiesta di la richiesta di ascolto al prefetto per la situazione purtroppo emergenziale in cui si trova il Martiri del Villa Malta. Siamo in attesa della convocazione, credo che per fine settimana, probabilmente inizio settimana prossima, il prefetto ci ascolterà, ascolterà le ragioni serie, importantissime, preoccupanti per questo depotenziamento e poi vedremo insieme al prefetto, insieme al direttore generale. Sono certo che nei prossimi giorni il direttore generale passerà la firma di contratti di assunzione dei colleghi che hanno vinto il concorso, che sono stati giudicati idonei, ammessi e idonei, quindi penso che ci saranno anche una serie di risposte positive sia per l'ortopedia sia per il pronto soccorso. Sindaco, credo è vero che la prima carenza che va colmata è quella in pronto soccorso, perché di fatto sta creando problemi anche negli altri reparti con questi ma sicuramente la prima emergenza è quella del pronto soccorso. Voglio sperare che si riesca perlomeno con 2-3 unità a tamponare i mesi estivi. Questo scorcio di luglio e sicuramente il mese di agosto, che abitualmente sono i mesi più difficili perché alle carenze croniche poi si assommano anche un minimo di ferie che dobbiamo per legge garantire agli operatori sanitari. Sindaco, bisogna ancora resistere all'ospedale di Sarno, probabilmente ancora a questi mesi estivi. Io faccio un appello a tutti i colleghi, anche al direttore sanitario. Io credo che sì, insomma, in parti eque, divise in maniera uguali, io credo che un sacrificio ancora lo dobbiamo chiedere a tutti gli amici colleghi del Martiri del Villa Malta, di stringere ancora i denti per questi 15 giorni di luglio e per il mese di agosto. Va da sé che i turni devono essere coperti, ma devono essere coperti equamente e in parti giuste, ognuno deve fare un minimo di orario per quanto riguarda il pronto soccorso. Aggiungo che probabilmente in una situazione di così difficile risoluzione, probabilmente il collega di guardia deve essere uno nelle ore notturne. Per questo motivo io chiedevo un aiuto da parte dei colleghi dell'USC e da parte dei colleghi della Guardia Medica. Ma è un aiuto più etico, professionalmente morale che io chiedo a questi colleghi, perché è indispensabile per uscire da questa emergenza, da questa situazione straordinaria e per poter avere un po' di ossigeno, quell'ossigeno necessario e indispensabile per andare avanti. Bene, sindaco, grazie, facciamo nostro anche il suo appello perché ci sia un sostegno all'interno dell'ospedale Martiri del Villa Malta, perché come più volte insomma, abbiamo ricordato, si trova in una posizione strategica, copre un bacino di utenza importante, insomma è importante tenerlo aperto e garantire tutti i servizi dal pronto soccorso ai reparti. Grazie sindaco, speriamo di aggiornarci presto con delle novità positive. Aggiungo, se mi dai ancora 30 secondi, sì. Aggiungo un grazie ancora di cuore a tutti gli operatori sanitari, ma ringrazio anche i sindaci, tutti i sindaci dell'Agro e buona parte dei sindaci del Vesuviano Nolano,
che sostengono il nostro ospedale e che sostengono la sanità nell'agro. Bene, è importante fare rete. Sindaco, grazie, ci aggiorniamo, speriamo veramente, come dicevamo prima, con delle novità positive. Ma a soffrire, ma abbiamo focalizzato l'attenzione sull'ospedale di Sarno, sull'agro sarnese nocerino, però sicuramente a soffrire la sanità di tutto il territorio nazionale, dalla carenza di personale ai concorsi che vanno comunque a rilento, i posti letto che sembrano mai sufficienti, fino alle lunghissime liste di attesa. Sicuramente la pandemia ha tracciato una linea mettendo e tirando fuori tutte quelle che sono le criticità. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto il punto della situazione con la senatrice Angri Sani, parlando sicuramente di sanità ma anche del problema a scuola, guardando lontano e guardando a settembre al ritorno tra i banchi. Vediamo il prossimo servizio.